L'angolo del banale, per chi non avesse mai visto la trasmissione, è uno spazio della trasmissione in cui Sandra e io recitiamo una scenetta tra marito e moglie. È chiamata il banale non solo perché facciamo sempre le stesse cose, ma anche perché queste scenette prendono lo spunto da così dalla vita di tutti i giorni. Tu parti, metti la mano così, non succede niente. Così è, lui non vede. Sì. Senti, ma poi sai cosa c'è che mi preoccupa? Se lo viene a sapere, anzi, sarà contento quando vedrà il risultato. E poi Raimondo deve essere lusingato dal fatto che la Rai ha scelto proprio voi. Sì, perché voi siete una coppia amata dal pubblico. Ah, sì. Ma... Sfrantito, perché Raimondo è talmente signore che mai una parolaccia... Ecco, brava Sandra, questo è l'importante, vedi? Perché la trasmissione vuol far capire al pubblico che gli attori, una volta smessi gli abiti di scena, sono delle persone normali, come tutti gli altri, capito? Certo. Vieni Sandra, ti faccio vedere una cosa, vieni. Sì. Come va ragazzi? Tutto bene? Come va? Ci siamo visti prima, sono venuti a mettere tutto. Buon lavoro, Vieni, Sandra. Non gli schiaccia la televisione. Perché? Perché giri? Per guardarci allo specchio. Guarda che bella coppia. Ma che perché siamo? Dobbiamo guardarci allo specchio? Perché? Poi leva sta mano, dai, basta! Ma come fai bene la parte dell'arrabbiato? Ma come fai bene? Ma come la fai bene? Come se io ci credessi, mio cicciolino, che fa la parte dell'arrabbiato. Leva questa mano! Sì, la leva. Oh. Guarda come siamo carini. Adesso fai una cosa. Sì. Leggi il giornale. Sì. Signor direttore generale, cosa ne pensa del mio progetto di questa trasmissione di varietà? Oh, ma vedi, caro Vianello, la Rai oramai è un fatto culturale, il suo è un programma leggero, di pura evasione, noi invece il pubblico dobbiamo elevarlo, istruirlo, capisce, caro Vianello? Signor direttore generale, permette? Ma prego, Vianello! Raimondo, non si fanno certe cose? Quali cose? E quelle che hai fatto il direttore generale? E tu come lo sai? Beh, io ti conosco. Ma come? Tu mi conosci a tal punto che sai che quando io sono solo faccio le pernacchie al direttore generale, ma... Senti una cosa, Raimondo, cambiamo discorso. Noi siamo una coppia modello, cosa vuoi che... Basta, piantala con sta coppia modello, non se ne può più! Sei tornato l'uomo spiritoso di prima, caro. Come sei spiritoso. Senti, Sandrina, noi viviamo insieme da tanti anni. Sì, sì. E ogni volta io penso che tu abbia raggiunto il tetto dell'insipienza. Cos'è l'insipienza? È la totale assenza dell'impegno intellettuale. E invece no. Tu riesci sempre a superarti, anche stasera. È una serata di grazia per te. Dici tante di quelle idiozie. Ne fai tante idiozie che superi questo tetto. Lo superi. Ma sentitelo com'è spiritoso, proprio come nelle scenette marito e moglie che facciamo alla televisione. Parli allo specchio, parli. Sì, perché? Ma come perché? Ma cosa c'entra parlare allo specchio? Non lo so. Senti una cosa, Raimondo, senti una cosa. E dato che non hai combinato con la trasmissione, e quali sono i programmi per il futuro? Dai, di, esponi. Ricomincia con sta mano. Ma cosa fai? L'intervista, fai. Sì, perché? Allora, se proprio ci tieni a saperlo... Sì. Ho accettato di fare il film di Bertolini. Ma non era un po' sporco? Un po' sceno, tutto quello che vuoi, però mi danno un sacco di soldi, capito? Ma Raimondo... Cosa ce ne importa noi dei soldi? Ma come siamo... ce ne importa? Ce ne importa tanto, dico, che facciamo gli schizzinosi in attesa dell'opera d'arte? Questi pagano bene, mica come la Rai. E pagano i soldi. Capito? Pagano in dollari e me li mettono in Svizzera. Zitto. Ma dico, cosa dobbiamo fare io? I miei colleghi, allora che fanno il cinema, dicono non si fanno tutti pagare sotto banco in Svizzera, perché io devo essere l'unico cretino. No, basta. Raimondo, ci sono dei signori che io credo che ti debbano parlare. Buonasera, con chi ho il piacere? Non credo sia un piacere. Signor Vianello, noi siamo della Guardia di Finanza.
Benvenuti. Ma perché quelle facce? Io non ho nulla da nascondere. Se volete perquisire la casa, io sono tutto a posto. Denuncia le tasse, autotassazione, registri dell'IVA, ritenuta da conto, tutto, controllate pure. Dovreste farle più spesso queste perquisizioni, ma che dico io? Signor Vianello, noi stavamo guardando la televisione. La televisione? Sì, a me però personalmente non me ne... C'era la diretta. C'era la diretta, sì, ho capito, ma a me proprio frega poco, dico scusi, Nella diretta? Sì. C'era lei. Io? Nella diretta? Non è possibile perché io non mi sono mosso da casa. E cosa facevo? Specchio segreto? Ma perché non ridi? Hai riso tutta la sera e adesso che ho detto una battuta veramente divertente non ridi, come mai? Come... Chissà chi è? Chi è sei? Chi sono questi? Dov'è? Rossetti! Rossetti! E Rossetti quello lì, ma cosa ci faceva qui Rossetti? Ci faceva specchio segreto. Specchio segreto a casa mia? Ah no, non mi dispiace, io non do l'autorizzazione, questa registrazione non va in onda perché mi devono chiedere il permesso, non va in onda questa registrazione. È già andata, Raimondo, è già andata in diretta. In diretta? Appunto, signor Vianello. E siccome abbiamo sentito qualcosa circa l'esportazione di valuta in Svizzera e circa l'apertura di un conto sempre in Svizzera, allora, se vuole seguirci. Hai sentito mentre io parlavo lì? Sì. Tu lo sapevi? Raimondo, io sì, lo sapevo. Diretta, Direttissima. Processo per direttissima. Non si perde mica tempo qua. Raimondo. Raimondo, perdonami. Ma tesoro, su, ma non fare così. No. Ma dico, un giorno... uscirò dalla prigione, vero? Beh, è naturale. Hai sentito? Sì. E allora tornerò subito a casa. Sì. E tu sarai qui ad aspettarmi. Sì, Ciccio. E quel giorno lì, appena io verrò qui, sì, io rimarrò vedovo, capito?